M'hanno dato da guidare questa nave tanto grande. M'hanno detto: direttore, però compra le mutande, sa di certo dove andare e dia comandi all'equipaggio. M'han promesso sto timone, ma mi trovo nel tiraggio. M'han promesso sto timone, ma mi trovo nel tiraggio. E si parte verso il mare, costa luna dentro il pozzo. M'hanno detto: direttore, mi ritrovo a fare il mozzo. Siamo uomini di mare, non ti devi lamentare. Nella stiva sotto il ponte ci si può anche adattare. E nella stiva sotto il ponte ci si può anche adattare. La nave va, e la nave va sotto il ponte di Rigo, la stiva su un mozzo di serie A. E la nave va, e la nave va, va, va. Sono il direttore di questo bordello del mare che va. E dirigo questa nave con la pioggia sotto il sole. Sono il mozzo nella stiva, ci ho trovato due pistole. Un biglietto e c'era scritto: è un regalo direttore. Da domani può sparare sulla testa l'aggressore. Da domani può sparare sulla testa l'aggressore. Per farmi tutti ferma l'orgia, duma luci che non vedo. Ma non ero il direttore, qui ogni giorno retrocedo. Qui la nave è piena zeppa di vivande sarabande. Con permesso vado a casa e mi rimetterò in mutande. Con permesso vado a casa e mi rimetterò in mutande. La nave va, e la nave va sotto il ponte di Rigo, la stiva su un mozzo di serie A. E la nave va, e la nave va, va, va. Sono il direttore di questo bordello nel mare che va. E la nave va, e la nave va, va, va. Dirigevo sul ponte la stiva, ma il mare era di qua. E la nave va, e la nave va, va, va. Sono adesso in mutande, felice e contento nel mare che va. Lassù per le montagne. Com'era lassù per le montagne? No, salve. Siamo... Gli alpini, dice lei. Sì, sì. E che ci sono uno l'alpini? Vabbè, ma se bene uno l'alpini a Gambari, che problema c'è? Li ospitiamo perché siamo della gente ospitale. Cioè, però non vengono, non si mettono mai l'alpini a Gambari, però va bene. Stiamo andando di nuovo a Gambari. Sì, stiamo andando ancora a Gambari. Perché? Perché avevamo promesso al signor sindaco, quel bravo ragazzo lì, che è il sindaco. Si è comprato l'autopista nuova. Sì. Si è raccolta l'autopista. Che quando. Quando avrebbe inaugurato quella pista che uno scia anche se non c'è la neve, l'impianto artificiale. Noi ci saremmo stati e noi stiamo andando a vedere sta pista, sta cosa strana, perché il sindaco è uno che pensa al turismo e tanta gente dovrebbe venire qua, gente di Catania, di Messina, di Frosinone, di Spal, la gente di Spal verrà qui a sciare. E anche se non c'è la neve, noi avremo queste attrezzature proprio. Che succede? Scendi. Perché? Basta cazzate, a un certo punto abbiamo un target limitato. Perché? Che ho detto? Basta, siamo al limite, riparto ma non è più. Ho capito, no, è bello il turismo, no? La gente che ti viene a casa, ti porta soldini, certo, ogni tanto però uno va a riposare. Cioè, siamo a casa, veniva gente sana. Io onestamente apro il mio cuore, apro la mia dispensa, apro il mio frigorifero, offro il mio, però quando usavo il reposare, ora tutto sto turismo ci farà bene. Non è che c'è. Lei è sempre ansioso.
quando voleva, si ricorda l'altra volta che voleva pagare la multa prima ancora che gliela facessero. Sì. Non c'è, un problema ancora, non c'è un turismo. Quando sarà, ci sarà, sarà eccessivo, come direi, ci si porrà il problema. Ma quindi il sindaco che ha creato questa situazione qui positiva, per l'amor di Dio, cioè, andiamo a vederla, no? Andiamo a vedere, cioè, lui vuole il turismo, sì, vuole gente. Certo, è bravo, sindaco, non è un fisso. Sì, certo. No, no, dico, è positivo il turismo, è positivo. Però ma gente sana non ti convince. Ma no, gente sana che viene da noi, nella nostra terra. Vabbè, lo volete? Che significa? Bene? Ma stiamo tanto buoni così, io, no, ecco, tu e io, come Vianello e Bonda. Ah, basta, perché già se c'è un terzo non va bene. Certo, perché chi sta su sani. Comunque andiamo a vedere questa pista ciclabile. Che ciclabile? No? Ciclabile senza sci. Te faccio uscire. Vabbè, allora io mi stai zitto. Ben venga il turismo, ben vengano i soldini e ben vengano queste nuove strutture che ci fanno divertire. Fanno divertire i nostri figli e pure i turisti. Però onestamente quando viene gente, per esempio, in Calanzaro. Ma non sapeva. No, ben venga anche la gente di Girifal, la gente di Girifal. Ancora! Dementimo Incia, la gente di Girifal. Ma la smetti! Eh? La smetti! Aspettatemi, Mina! Ok, andiamo, viva il turismo, viva i soldi! Stava tanto buono io sulla casa. Io per darare a vita privata mi vendo uova, te l'ho detto, io venderò uova. Non ho le galline ancora, però sto lavorando affinché io possa. Ma prima di fare un storto, come stai facendo tu? Mi faccio, mi mandava a scuola, sperava, mi divento avvocato, mi divento mergo, e poi pure i turisti. Alfredo caro, mi disse. Preso atto? Arrivederci ragazzi, andiamo a Gambaria a trovare. A vedere che sta succedendo da uno. Cioè lo stesso uno si mangia la pasta con pisce senza pisce. Uno scia senza neve. Ma tutto si inventa, non lo so. Piazza di Gambaria, in un giorno di gennaio un po' così, non è nemmeno festivo, e siamo io e te, tu ed io, adesso vi facciamo vedere da dove si sale per andare in questa pista. È chianata una, sì. Saliamo. Ah, già si vede verde. Ah, questa è bella però, eh. Hai visto che bella? Ah, stanno sciando già, c'è gente che... Perché si scia, vedi, si scia in realtà senza neve. Cioè, neanche con la neve artificiale, qua siamo oltre. Si scia senza neve. Su un tappeto, praticamente. Un tappeto, sì, un tappeto. Voglio vedere come fa i pallinipi, però. Questo glielo chiederemo al signor sindaco. Eccola qua, c'è la seggiovia qui, Seggiovia ci fu sempre. Di Colombo, no? Perché se non nevica, c'è questa. Se nevica, c'è neve che supera. Certo. Adesso c'è neve. Sono da dove? Ma mi assicuri che io posso rompere una caviglia o stesso? Tu non devi fare niente. Ah, no, niente. No, per carità. No, io ci tengo, cioè se... Ma tu rompi la caviglia? Cioè il collaudo, ecco, guarda tu. E noi ci chiedevamo, i pallini però non si possono fare, signor sindaco, no? No, in questo momento no, di terra potremmo farli. Di terra no, è bella, no? Intanto il verde è un bel colore. Come dice un mio amico, sciare a colori adesso. Sciare a colori. Mancandoci l'oro bianco abbiamo... Sì, ma a chi gliel'hai rubata questa idea?
Ma guarda, veramente l'ho vista su internet. Io ogni tanto, per essere innovativo, comunque per tenermi aggiornato, mi vado su internet e cerco sempre delle idee nuove, delle cose nuove. E l'ho vista su internet, l'ho copiata da internet. Quindi, vista in sostanzialmente è superato il concetto della neve artificiale, giusto? Sì. Per poter sciare sostanzialmente in assenza di neve, soprattutto in periodo estivo, principalmente, immagino. Esattamente, diciamo meglio. Questa è un'alternativa alla neve artificiale. Mm. Perché? Perché affinché ci sia la neve artificiale comunque ci vogliono delle condizioni meteo. In questo momento le condizioni meteo non ci stanno, siamo sopra lo zero, quindi è una bella giornata e in ogni caso questa è utilizzabile anche in inverno, anche in estate. Quindi è una pista da sci artificiale fatta in materiale sintetico. Ma si scia con gli sci normali? Eccolo lì. Adesso andiamo a vederli. Guarda, li faccio vedere. Ma di che materiale è fatta? Allora, il materiale tecnicamente si chiama geoski, si chiama. Sì. Nei fatti è una miscela di plastica particolare. Quindi nel momento in cui però dovesse nevicare, la neve di cade addosso e non succede niente. Esattamente. Appena squaglia la neve, una volta si diceva squagliata la neve, ne esce di Portusa, ha squagliata la neve, c'è la pista. Esce la pista. C'è la pista. Si può sciare, anche se è coperta la neve, si può sciare sopra la neve, perché anzi la neve la mantiene. Certo. Ecco. Qui per essere chiari abbiamo usato questo mese dall'inaugurazione fino adesso per fare una serie di prove. E sono venuti anche i tecnici della geoski successivamente all'inaugurazione, perché l'unica necessità che c'ha è quella di fare una sorta di lubrificazione ogni tanto. Infatti ci sono sparsi lungo le piste degli augelli con un materiale lubrificante che ogni tanto viene aperta. È come se è come un prato che deve essere bagnato, perché così viene ridotto l'attrito. Questo è un materiale molto plastico, un materiale molto rigido, che è sostanzialmente incastrato delle mattonelle, come se fossero appunto delle grandi mattonelle. Cioè, chi sta, non posso mettere pure in un salone a casa mia, mi scivo a casa, ecco, quindi approfittate, ragazzi, allora, gli ho dato un'idea eventuale. Ecco, se già provi infatti avverti quel senso, sì. Diciamo di proprio quello di riferito, ecco. Non sembrava, cioè, dicevo, sotto le dita non sembrava, invece... Quindi immagina con gli sci. Andiamo a vedere. Certo. Questi impianti sono fatti dalla pista, diciamo, dalla pista principale, che è larga 18 metri e lunga 350 metri. Uh-huh. E come vedete ci stanno facendo una dimostrazione che stanno sciando. E copre, diciamo, la metà della vecchia pista del Mare Nero, lo scritto Mare Nero. E poi in più abbiamo avuto l'idea di fare questo campo. Eccolo scuola. Qui. Vieni qua. È stato utilizzato tantissimo in questi giorni proprio per imparare questo a sciare. Questo campo scuola qua, dove questo siamo è il campo adesso? Scuola, questo è soltanto per coloro i quali mettono gli sci per la prima volta. È lungo 50 quindi, metri, è largo 10 metri, e qui si impara a sciare. Mi stai dicendo che ad esempio la parte didattica, imparare a sciare qui, benissimo, equivale poi a poter sciare, a sciare in maniera classica. Assolutamente, la stessa tecnica, gli stessi materiali, gli stessi movimenti si fanno. Però a un duco piano, non devo servire. Non devo servire, dici internet. Ciao, come stai? E per non farli faticare, gli abbiamo fatto anche il pirulano, il miniskill per farli salire. Con a fianco quello che è invece un impianto, si chiama snow tubing, fatto dallo stesso materiale, e da lì invece... Per chi? Perché sicuramente questo Alfredo ci dirà che non scia, che non sa sciare, che ha paura dei legamenti, eccetera, eccetera. Lì invece si scende con i gomboni, si scende col sedere, con le camere d'aria. Questo per i bambini. Questo per i bambini. Per i bambini o per i grandi che si sentono bambini. Ecco. Il piccolo, il fanciullo che c'è in ognuno di noi. Tutto questo turismo, mi diceva Giusto, ma tutto questo turismo a noi fa bene, adesso arriverà gente strana, no, signor sindaco? No. Apriamo ai turisti. Te l'ho detto Alfredo in macchina, adesso non ho il coraggio di ripeterlo, che sì, sei un bravo sindaco, però quello di Courmayeur è più bravo. È più bravo. Perché c'ha sempre la neve lui. Lui non ha bisogno di inventarsi tutte queste cose. Ma noi siamo meridionali, non andiamo a montare giorno per giorno, ma potimo campare, quelli di Courmayeur, insomma. Anche il lessico, giusto, anche l'accento è diverso. No, dici Courmayeur, no? Senti com'è bello aperto. Aspromonte, no? Se noi siamo più rudi, siamo più... Siamo più belli, no? Ma noi siamo Upanirano, signor sindaco, lì a Courmayeur, Sannivai, ecco, Upanirano. Ma il futuro sarà il nostro, però, vedi, perché voglio dire, noi stiamo diventando sempre più il centro dell'Europa, quindi
voglio dire, se non fosse altro che per un fatto geopolitico, ci sposteranno verso di noi prima o poi. Eh sì. Comunque, questa storia che uno d'estate, io amo la montagna, la amo sempre, però d'estate la amo particolarmente. E quindi d'estate posso unire i miei sci. Infatti. Ma infatti voglio dire, allora... In costume. Anche in il costume, però se sai sciare bene non cadi, perché se cadi rischi di strofinarti, come si dice in dialetto, di sgarrarti. Sì, no? Sì. Ma infatti il concetto principale dell'investimento è proprio serve a questo, ad allargare la stagione turistica, a destagionalizzare e a farne un parco divertimenti. Questo è l'obiettivo principale. Non è sostituire proprio la neve, perché la neve tra virgolette è insostituibile, ma dare un'alternativa in attesa della neve, dare un'alternativa. Assolutamente. Questo è il senso. E adesso andiamo a visitarla proprio, andiamo. Io uno scivo però. Io uno scivo, facciamo sciare l'avvocato, lui è più bravo. Come bravo a sciare l'avvocato. Ma gli avvocati scivolano bene. Giusto? È buono. Allora, lo potremmo presentare in tanti modi, qualcuno lo ricorderà tra le altre cose, qualcuno lo ricorderà in campo, parliamo di basket importante, qualcun altro lo ricorderà come comandante della Polizia Municipale, ahimè, qualcun altro come attuale segretario comunale a Santa Eufemia e Sant'Alessio. Molti, Alfredo Priolo, ma in questo momento ne parliamo invece di sciatore. Esatto. Perfetto. Che però... tu mi stai dicendo, anch'io ero sciatore, anche discreto, ma sono sciato tanto tempo, però tu mi stai dicendo che sciare qua ha le stesse dinamiche che sciare sulla neve. Potresti giurarla questa cosa? No, io l'ho provato assolutamente sì, perché l'ho vissuta durante le feste dopo Capodanno, sono stato qua qualche giorno e ho sciato un paio di giorni. Naturalmente c'è un po' di rispetto per la pista all'inizio, perché è una sensazione diversa. Poi piano piano l'emozione è la uguale. L'emozione, diciamo che la neve è un'altra cosa. Io questa la vedo, secondo me, una cosa fighissima in piena estate, sì, in bermuda e maglietta. Diventa una cosa bellissima. Guarda, il maestro, o chi per lui, insomma, sono comunque come scende con la tecnica tipica del. Sì. No, ma tecnicamente è un movimento esattamente uguale a quello della neve. E non ci avrei scommesso una lira, dico la verità, invece sì. Certo, il problema siamo tutti per la neve. Sì, ti rimetto il cappello. Grazie. Vediamo come scende. L'emozione potrebbe somigliare, no? I pallini. No, c'è un'altra cosa. Chi non sa sciare come me e che si divertiva con i pupazzi. C'è un'altra cosa, Alfredo. Ripeto, io tanti anni fa sciavo, anche discretamente, però cadevo anche. Sì. E la sensazione quando vedevi in velocità e tutto questo e ti mangiavi la neve perché ti cappottavi. Che ti mangi? Qua è come quando vedi sul ghiaccio vivo. Quindi rimbalzi un pochino. Alfredo, dal tuo punto di vista, ne parlavo più volte col sindaco. Sta un po' ripartendo, no? Ci sono tante novità positive, questa è una, ma... Gambari la vivo sempre, come appunto vi raccontavo. Gambari sta vivendo una stagione intanto di grande attenzione politica, e questo è un fattore importante perché sono stati tanti investimenti. Se ci guardiamo solo qua intorno, tra la parte uguale a questa dove c'è il campo scuola, lo snow tubing, il bob estivo, questa pista, le piste di downhill che io frequento anche perché faccio questo, non lo sai, ma faccio anche il ciclista di mountain bike. Ci mancava. Quindi le piste di downhill che sono, vi assicuro, divertentissime, queste che confluiscono poi qui sulla pista nord, eccetera. E sono tutte cose che alla fine messe insieme diventano un'attrattiva turistica, un intrattenimento per chi vuole anche finalmente le seggiovie dietro, messe in rete assolutamente sì, le due piste dietro che sono due piste che hanno delle caratteristiche di piste da sci alpine, oserei dire.
e fanno sì che diventa un comprensorio invernale di grande, di tutto rispetto. Ma poi la cosa che mancava è che ora hai tanto da fare anche in estate. E appunto, infatti questa cosa, perché la vera scommessa probabilmente è quella di destra. Ma non bello campo di pallacanestro. Ma il campo di basket forse ti manca. Se vai in piazza e mi devi promettere che te ne andarvene andata in piazza grande di parte, dietro, c'è stato. C'è stato la Lumaca fa il camp estivo e hanno fatto anche un piccolo torneo l'estate scorsa. Ah sì? È bravo Lucio la Canaria. Arcadia. È bravi, bravi, bravi. Assolutamente sì. Il direttore di banca in pensione che dove a Crumagliano che è stata in settimana bianca. No, ora la prossima settimana. Quindi è venuto a la sua sensazione. Ma intanto la sua sensazione, ecco, sciare senza la neve. Allora, prima di parlare delle sensazioni bisogna fare i complimenti a tutta la squadra, perché qui è stato un lavoro di squadra, un lavoro di equip con un grande nocchiero al comando. La sua domanda è veramente interessante, perché io non sono uno sciatore, lei non è uno sciatore, però la sensazione, allora, la è sensazione è superato il primo momento di sbandamento, sì. Più o meno simile a sciare sulla neve, ma la cosa più bella sarà sciare quest'estate, non oggi. Oggi siamo qua, ci stiamo divertendo, ci divertiremo, continueremo a farlo fino a che il tempo ce lo consentirà, però la cosa più bella sarà sciare qua d'estate, perché Gambari, lei saprà certamente che è uno dei tre posti al mondo dove si scia vedendo il mare, assieme all'Etna e a Sapporo in Giappone. E contrario, dottore, al contrario di quelli del nord, noi scieremo con una pagnotta di pane di grano. Anche quella, buona. Anche quella, con l'olio e il pane di grano caldo. Veramente non si può non fare i complimenti, veramente, ma non solo per questo, ma per tutto quello che sta succedendo qua a Gambari. Gambari che ha avuto un momento di crisi, ora sta rinascendo. Io l'ho conosciuto, non so quanti qua l'abbiano conosciuto, a Totò Mangiaruca, e credo che Gambari stia tornando ai tempi di Totò Mangiaruca, e questo è il miglior complimento che uno può fare al sindaco e alla sua squadra. Perché guarda, tra le altre cose, vedi che sono buchi, cioè i buchi della struttura, qui poi in primavera viene l'erba, che quindi lubrificherà ulteriormente e ti sembrerà di sciare anche sull'erba. Bella cosa, inventare queste cose sopra internet. Andiamo a capire a cuccia copiamo. Sì, non è cosa sua, dai, onestamente. Io ci voglio bene a Ciccio, ma non è. No, certo, certo. Va bene ragazzi, noi dalla pista di Gambari, dalla pista verde di Gambari, noi vi salutiamo. Belle cose. No, mi stanno umiliando perché io non so sciare. Ma loro non lo sanno. Non ci vedi. No, tu non sci perché stai lavorando. Ce ne andiamo, torniamo indietro. Tu sei convinto tutto questo turismo, questa cosa ci fa bene, no? No, un sindaco ci ha copiato a qualcuno. Sì. Il sindaco l'ha copiato a qualcuno, non ci vuole dire. Non è così ciccio questi cose. No. Però anche copiare è un'arte. Ci vediamo la prossima, tanto. Va il bene. Sindaco se ne inventerà qualcun altro. Se ne inventerà di sicuro. Va bene.
bravo. Ma deve solo far tarire, è già stata inventata. Speriamo. Noi proviamo a dare sempre delle novità, a creare cose nuove per gambare e portare la gente sempre di più sul nostro territorio. Credo che l'innovazione sia l'arma vincente in generale in tutti i settori, in tutti i campi, penso che sia. Poi l'amore, la passione ce la mettiamo. Va bene, grazie signor Sindaco. Sì, siamo convinti, tutto questo turismo ci fa bene, gente sana che bene. Voi volete così, ben venga. Allarghiamo, bisogna allargare. La concorrenza, la confrontarsi fa sempre bene. Grazie signor Sindaco, grazie a tutti voi. Grazie a voi. Camo compare, usaccio compare, ma con gemellaggio non voglio zanniare, tu belle pesate non ne voglio tirare, quindi compare che vengo a fare, io camo compare. Usaccio compare, e te rispettiamo, non davimo a salari, se venono qua, noi l'avimo a applaudire, perché sono amici, non su vampiri, per mia chiedero spazio, ma già su e mi scasso. Buffa macchiati, mi piglia puntati, occhi bastonati, mi chiai tumpulati, eppure fumogeni, ormai sono vietati. Rampiangio di giorno, a rompere corna, ed fosse avversari, ne voglio un sanguliare, ne cambiai connotati, e non era un dramma, si ne conosciva, ma chiuso mamma. Compari, chi fratelli di pari, tu vostro rispetto, non voglio mancare, ma pure ora sia chiaro però, non chiamiamo diretti, e dirò quei playoff, comunque compari, chi fratelli di pari, un vostro carattere, un mutite calmare, perciò imo campo a cantare e scialare, i corpa ternana ce la massarvari. Bandetti, tirami a Bandetti.
questa domenica sta iniziando in maniera tranquilla, giusto? I bambini mangiano il gelato da Fragomeni, ecco qua. Buongiorno, buongiorno bambini. Bambini. Sono bambini, io posso salutare i bambini? Oppure mi devo arrabbiare subito? Oggi la partita è sentita, dottore Branca. È una partita sentita, è la partita. Dico purtroppo ci sono i nostri cugini, quindi non possiamo odiarli più di tanto, però sportivamente. Se battiamo i nostri cugini oggi, i nostri cugini si devono venire via. Certo, ma noi gli auguriamo di vincere i playoff e lo facciamo con il cuore. Con il cuore, anzi lo diciamo adesso, vi auguriamo di vincere i playoff, cugini. Onestamente è pieno di baresi in tutta la città. Certo, pieno di baresi in tutta la città. Meglio barisi che catanisi, catanzarisi. Sono oltre 2000 i baresi, forse anche vicino ai 3000. Lei si sta recando allo stadio, si sta recando allo stadio con quale proposito? Quello di vedersi una partita tranquillamente? No, la partita. Lei è uno sportivo? Io sono uno sportivo. Lei è uno sportivo, è uno di quelli che non grida, non inveisce contro gli arbitri. Oddio. Lei non inveisce contro nessuno. No, vabbè, noi non dobbiamo pensare agli arbitri, ragazzi. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Gli arbitri li dobbiamo lasciare stare. Oggi dobbiamo vincere la partita a giocare per come sappiamo. Alla fine, secondo me, siamo nettamente superiori al Bari e a tutte le altre. Vabbè, dobbiamo un attimino riprenderci dalla batosta che abbiamo preso. Sa perché gliel'ho detto? Perché lei l'ho vista con troppa calma. Lei si sta recando al campo senza ansia. Perché? No, senza ansia perché intanto ero affamato, ora mi sono fermato a mangiare un panino al volo. Quindi mi sono rilassato. Bravo a intervistare di così la regina. Certo. Ha paura per lui. Ciao compa. Sono amici. Ma no, sono amici. Ho paura di che. No, ma ti voglio dire che di giorno a Chiternane ti voglio. Chiternane hanno a perdere pure i Perdere a perdere tutti, aspetta, non facciamo confusione. Perdere hanno a perdere tutti. Comunque ragazzi siete favolosi. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. Ciao, anche a te. Ciao, alla nostra regina. Ciao caro. Ciao. Ragazzi, avete pranzato già. Abbiamo cenato. Cenato pure questa sera, ecco. Speriamo di cenare bene. Ecco, siamo due ore prima come ai tempi, dicevo io, che furono, no? Speriamo che queste manifestazioni sportive, guardi come parlo bene, non parli partite palloni, manifestazioni sportive continuino con questa, diciamo, con questo fascino particolare come Regina Bari. Speriamo di sì, anche perché comunque confermiamo il gemellaggio con loro. Si parlava di che c'era questo il pericolo di non confermarlo, invece vedo che comunque camminano anche loro tranquillamente in città. La giornata speriamo che sia anche a livello sportivo, soprattutto per noi, positiva. Certo. E la signora? La signora, sempre forza regina, speriamo di farci anche stavolta. Certo. E andare avanti un po' meglio. Andare avanti un po' meglio, però secondo me chi tu che restavo più male è il signore, perché non ha mangiato come. Non ho cenato. Ma non ha cenato. Ma si mangia a domenica, capito? A domenica si mangia. Che cosa ha mangiato? Beh, io avrei voluto mangiare macaroni, sti cose. Carni grave e compagnia. Mi sono dovuto tenere un pochettino. Perché però, la partita è quella delle grandi occasioni che uno sa va a tenere. Vediamo se possiamo festeggiare stasera. Perfetto. Vabbè. Povera capretta allora. Povera capretta. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Buona partita a voi. Oh no, non vorrei io. Due ragazzi che vengono da Bari. Sì. Bari e Regina sancito. Sempre fratelli. Fratelli. Sancito nuovamente questo gemellaggio che dura da tanto tempo. È da due anni. Senti, Regina Bari sono due realtà importanti in questo campionato, no? A prescindere dalla fratellanza che è un'altra cosa. Sì, ecco. Con quali propositi arriverà il signor Vivarini e tutto il Bari? Sicuramente cercheremo il risultato, non lo neghiamo, però il risultato è un X. È un X. Io e siamo contenti tutti felici, tutti a casa. Esatto, ci possiamo mettere d'accordo tra noi tifosi, diciamo una sale subito, non diciamo chi, una ai playoff e ci giochiamo la Ternana, ce ne freghiamo di te. Castramafa la Ternana. Ci dobbiamo rivedere tutti e due in Serie B. Bocca o primo o secondo non conta niente. Forza noi allora. Forza. Posso dire una cosa? Assolutamente. Ci non zom, io non le cesso. Ciao. Ecco qua, ha visto? Ci siamo messi d'accordo, cioè chi non sale subito sale playoff. E
Dico quindi chi sale subito ci tiene un posto, esatto. Così. Vai tu e tieni il posto. Senta, è una bella partita. Sarà una bella sarà partita. Sarà una bella partita. Intanto, vabbè, tanta armonia fuori Ciao. Dallo stadio, i Baresi, i Reggini, è una cosa bella. Sono gemellati 32 anni, dai, è una bella cosa. Senta, dottore Scevola, ecco, le basta un pareggio, perché l'oro di Bari dice pareggiamo, poi a secondo chi va prima aspetta l'altro che arriverà dopo. Io intanto, ciao. Tenterei di vincere la partita, poi vediamo come va a finire. Salve, e se giochi per il pareggio no? No, non gioca, la regina non giocherà né la regina né il Bari. Io dico che vinciamo 1-0 e domani festeggio con la Santelli, ciao. Ciao, fa lo scostumato. Scostumato alla fine. Vai, e faccio così. Scusate. Come va a finire Monopoli Ternana? Quando vanno tutti e due, no? No, tutti e due. No. Sì, una di due va a vincere. È un Monopoli, è un Monopoli. X Monopoli, ecco, ci dicono che già il Monopoli ha pareggiato, giusto? Pareggerà. E Regina Barba come finisce? Pareggio. Quindi due pareggi, non potremmo tornare. Intanto qui si consuma, il signor Peroni sarà contentissimo. Ma scusa, Alfredo, ma ricordo male io, non erano vietati i birri, ma forse da ieri, no, ieri sera qualcuno è arrivato, andiamo a prendere qualche bel coretto. Quindi lei non può fare niente. No. Li bacerà. Sempre baciati. Io giro qua da... Diciamo che lei ha baciato tutti i gruppi ultras. No, non tutti, no. Solo i fratelli. I messinesi? No. Una volta li ho baciati. Quando sono venuti. I catanzaresi li ha baciati. Si è baciati pure. Tutti quanti. Diciamo. Ti bacio pure a te. Ciao Fabione, forza Regina. Forza Regina. Ecco qua. Piano piano, lemme, lentamente ci avviciniamo verso l'incontro, diciamo, di cartello della giornata. Regina Bari, adesso non si scherza più, no? Vogliamo una squadra tonica, tosta, che dimostri veramente l'effettivo valore. Sei più formato di me. Una partita fondamentale da vincere. Se vinciamo chiudiamo. No.
No, ancora... esageriamo. Non esageriamo. Però con i piedi per terra. Lui sempre con i piedi per terra. E va bene, cioè, perché si schianta il figliolo, però se vinciamo possiamo dire, dai, possiamo. Udimirmo e cattiamo Lucchetto. O no? Almeno sì, questo. Tanto questo. Già lo so. L'anno prossimo non gioco di fanno. È così, hanno. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Avvocato, io voglio andare a prendermi un gelato adesso da Fragomeni. Andiamo a prendersi un gelato da Fragomeni, però... Io aspettandola, ne ho mangiato 18, non so se è male. Ma lei mangia gelati, cioè... Buongiorno! Buongiorno a lei! Salve, buongiorno! Na, 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 na. Oh. Va bene ragazzi, non so, vi siete divertiti, avete visto? Zitto, oggi siamo un po' più zitti del solito perché vogliamo che vi godiate l'ambiente, i rumori, le persone, una bella domenica di festa. Eh sì, c'è tempo per parlare della partita, delle formazioni, adesso lo faremo dopo. Sicuramente la copertina andava dedicata ai tifosi. Dennis chiama, Perrotta risponde, finisce 1-1 il big match del quarto turno di ritorno del girone C del campionato di Serie C, con il Bari che non riesce a piazzare il blitz al Granillo, ma che conquista un punto importantissimo per il proseguo del torneo, agguantando i calabresi a 3 minuti dalla fine. C'è ancora la Ribi nell'11 iniziale di Vivarini da una parte, dall'altra Tedesco schiera Sunas a rifinire per Corazza e Dennis. Ritmi alti ma manovre abbastanza confuse nei primi minuti, meglio la Regina in avvio con Frattali costretto all'uscita bassa per anticipare Corazza dopo poco più di 7 minuti, gara abbastanza nervosa con ben 5 cartellini gialli nei primi 35 minuti di gioco. Costruisce qualcosa di più la squadra di casa, ma la difesa del Bari è sempre attenta. Biancorossi pericolosi a 10 minuti dal termine con una conclusione dal limite di Mirko Antenucci che finisce di qualche centimetro al lato. Ancora pericoloso Corazza al minuto 43, Frattali è sempre pronto a chiudere la porta scegliendo perfettamente il tempo dell'uscita. Amaranto all'attacco anche in avvio di secondo tempo, un errore di Sabbione spiana la strada alla ripartenza di Rolando al quarto, la sua conclusione viene smorzata dalla difesa del Bari. Continua a premere la Regina sulla fascia, Blondé crossa per Dennis, Berra lo anticipa deviando in angolo. Nulla da fare per il Bari però al minuto 24, quando dall'ennesimo traversone di Rolando nasce il gol Amaranto. Questa volta Dennis anticipa tutti e mette alle spalle di Ferrari. Vivarini schiera i suoi giocatori più offensivi dentro Dursi e Terrani per la Ribi e Bianco. In precedenza Schiavone aveva sostituito Scavone. Proprio da un calcio di punizione dell'ex Venezia a 3 minuti dal termine arriva il pareggio a risolvere la mischia Marco Perrotta, che la spedisce alle spalle di Guarna ristabilendo le distanze. La Regina prova nei minuti finali a sfondare, ma il muro del Bari resiste, finisce 1-1, Vivarini resta imbattuto, il campionato è più vivo che mai. Era fuori gioco. Era fuori gioco, netto. Io non... ero sulla linea insieme all'amico mio, cioè il guardalinea era messo 20 centimetri più in qua. Io ho avuto la sensazione che fosse fuori gioco, c'era un po' di confusione, però... Era fuori gioco netto. Ciao. Va bene, vedremo le immagini. Mi dispiace perché la Regina aveva veramente giocato una grande partita. Non ha sbagliato niente. Non ha sbagliato niente, è stata accorta nel primo tempo, quando il Bari sembrava, non che abbia fatto niente il Bari, però sembrava tenesse più il campo. Poi nel secondo tempo è venuta fuori, il Bari è sparito dal campo, si è messo dietro. Trovato il gol, un grandissimo gol di Dennis, grandissimo, su un grandissimo cross di Rolando. Poi sembrava andata perché il Bari non riusciva più a venire da quest'altra parte, no? Francamente io non riesco a dire niente, voglio rivedere le immagini, anche se mi hanno già detto che dalle immagini c'è molta confusione. La sensazione dal campo non lo so, ho visto troppa gente davanti a Guarna. Sul piano logico come fanno? Sono tutti senza luce fuori. No, c'è stata troppo confusione, vabbè, era l'unico modo per il Bari per poter pareggiare, perché veramente la Regina è stata una Regina grandiosa a mio avviso, ha chiuso tutti gli spazi, ha chiuso il Bari e anche dopo il vantaggio la Regina ha continuato a premere. Ecco. Ciao ragazzi! Un bacione! Un po' la faccia un po' arrabbiata, però. Un pochino. Ci hanno rubato. Però abbiamo ritrovato, stavo dicendo io, lo spirito della squadra. Sembra. Sì. Diciamo è la squadra della prima un tornata. Un po' rigiovane. No? Sì. Va bene, auguriamo al Bari cosa? Di andare ai playoff. Guarna ha giocato col Bari e dall'inizio del campionato a Toscano non ha capito che Guarna con i piedi fa schifo, fa pena. Io ho giocato 30 anni a pallone.
fa schifo! Trent'anni a pallone giocato! Guarna, fa schifo! Se guardi le vedete le partite al campionato, dall'inizio ad oggi, a stasera, tutti i rinvii e i dà all'avversario! Vabbè, un po' di nervosismo perché la partita era di quella sentita, e la gente si è incazzato, e vabbè, povero Guarna, io non sono d'accordo con quel signore, ma come faceva a dirgli che non è colpa di Guarna, cioè, perché? Come all'andata e anche al ritorno ci hanno fregato, il guardalinee non ha avuto il coraggio di alzare la bandiera. Purtroppo non c'è il VAR, perché se no sei un affermato. È meglio ma va a barro, guarda linea. Comunque una cosa sul Guarna la voglio dire. Ma magari sarà stato incerto, ma non penso che. Non penso che Guarna. Sul gol mi è sembrato un po' incerto. Fermo restando, se come dicono tutti il fuorigioco era così netto, stiamo parlando di niente. Però non so se era fuorigioco o meno, però era netto il fuorigioco. L'hai visto, bene. Bene. Io veramente ho visto un po' di confusione, mi è sembrato. Vabbè, un buon punto alla fine. Assolutamente, ma abbiamo ritrovato la squadra. È vero. Va bene così, dai ragazzi. Ma era fuorigioco o no? Sì. Era fuori gioco, anche da casa stanno dicendo che era fuori gioco. Non lo so, comunque fuori gioco no, ce l'hanno messo di dietro. Pazienza, dai. Non mi dire niente, non mi dire niente. Perché? Abbiamo visto una bella regina, o no? Sicuramente, sì. È la partita migliore quella del Francavilla, sicuramente. Assolutamente non c'è paragone. Come essere ritornati dall'inferno al paradiso. Quindi va bene, accettiamo sto pareggio, però siamo contenti che il campionato prosegue con una regina in forma. Sicuramente, è come essere ritornati alle prime partite. Meno male, era questa la cosa più importante. Certo, se veniva pure a vittoria giuriamo direttamente oggi, però se cattano pure l'aria. Maurizio, era fuori gioco o no? Sì. Non sei convinto, era fuori gioco? Era fuori gioco netto. Va bene. Diciamo che giochiamo col portierino a handicap. È stato incerto in qualche situazione? Ha sbagliato, tutti rinvivano i piedi, tutti. Chiama punizione. Vabbè, ma nella punizione forse Maurizio, sai, non aveva tanto rapporto nella punizione, no? C'è stata un po' di confusione forse in aria. Sì. Io non ho capito. Sul secondo tocco secondo me era fuori gioco. Però la mano sul fuoco la mano. Però per quei due è non troppo occupare, non cari. Troppo. Per quei due è eclatante. Anche da casa che l'hanno visto e rivisto ho visto il guardalinee in grande confusione, a un certo punto non sapeva se andare al centrocampo, se fermarsi, poi ha parlato con l'arbitro, però era in grande confusione. Simo Bone, perché abbiamo visto una buona regina. Buono, onestamente secondo me, il mio modesto parere, a un da per Dimmu perché su Francavilla oggi la stavamo per vincere. Sì. Che ne pensi? No, io questo l'ho detto già in diretta, ho detto io abbiamo ritrovato la squadra, è la cosa più importante, perché puoi avere anche 9 punti di vantaggio, però se la squadra non tira, non gioca, puoi perdere contro tutti. Bravo. Con questa squadra e con questa concentrazione le partite... Si può andare lontano. Assolutamente sì. Ma già siamo, voglio dire, quasi lontani. Siamo quasi lontani. Però non dobbiamo smettere di giocare. Quasi. Ora, hai visto? C'è Vibonese, due passi importanti, Vibonese e Ternane, ma poi... Esatto, ora tutti a Vibbo. Tutti a Vibbo e poi tutti a Reggio Paternale. Perfetto, va bene, dai, concentrazione alta. Ciao caro, ciao forza Regina. Ottima prestazione della Regina, fuori gioco. Gol in fuori gioco. Però siamo sempre più seri. Fuori gioco, no. Siamo più seri, stiamo fiduciosi. Forza Regina. Allora sto cazzo in bar ogni volta andare a 30 km, noi in Parigi. Dico io, è passato. La paura, la tensione. Ma quale paura, è un chiudo campionato oggi. L'avevamo chiuso. Comunque ottima prestazione, facciamo i complimenti alla regina. I complimenti ci facciamo se eravamo ciuto. Va bene, ragazzi, alla prossima, dai. L'importante è avere ritrovato la regina. Bravo. Poi, ma era fuori gioco, no? Sì, secondo me sì. Era fuori gioco. Mannaia.
Mannaggia, ciao caro, ciao. Ecco, visto e rivisto, il nostro difensore interviene, ecco questo è il dato, vedi? Il nostro difensore interviene. Interpretare una guardia liri all'albero. Qua dicono che il difensore è intervenuto e che quindi annulla l'azione di fuorigioco. Lo dobbiamo rivedere. Una volta c'era Carlo Sassi e numero di una domenica sportiva. Adesso andiamo a casa e ci rivediamo le immagini. Secondo lei era fuorigioco, ma come? Non lo so, dovrei vedere in televisione. Lo vediamo in TV. Comunque una regina forte oggi. Sì, diciamo di sì, diciamo anche di perché il Bari non è fissa, non è l'ultima squadra di no, assolutamente. Eppure l'abbiamo messa sopra. Anche sull'1-0 per noi forse hanno fatto l'unica azione che hanno fatto proprio il calcio di punizione. Forse l'hai fatto gli ultimi cambi, l'avrei fatto qualche minuto prima io. Quello di Belloma? Sì. Ho visto la squadra un po' stanca negli ultimi minuti. Va potevamo bene. Anche approfittarne comunque. Va bene, è così, andato così. Va bene così, grazie. Alla prossima. Buona serata. Allora è successo questo. Se c'è un fuorigioco iniziale, è successo questo. Sul cross il giocatore che poi fa gol è un fuorigioco. Avvocato, però viene rimesso in gioco dal tocco del difensore della Reggio. Ora la domanda è questa. Sul piano tecnico proprio, se il cross è rivolto verso un calciatore che però non interviene perché è superato alla palla e quindi va in fuori gioco e poi lui stesso viene rimesso in gioco da un giocatore della Regina, vale la posizione di fuori gioco di partenza però, o no? Però lui sta andando verso la palla, il giocatore del Bari no, la palla l'aveva superato, ma è andato avanti. È un problema regolamentare, abbiamo capito quello che è successo. Abbiamo sentito lui però. Che devo dire? Oltre fuorigioco che ci sono. Allora, non sono. La cosa importante oggi come oggi è che la Ternana non ha vinto. I punti sono rimasti 6, il Bari ce lo siamo levati e poi ci giochiamo tutto con lo scontro diretto. E soprattutto abbiamo ritrovato la nostra regina che ha corso 90 minuti. Esatto, quindi anche se i punti. Mercoledì sera abbiamo corso 45 minuti. Sbandieratore chi è questo bellissimo? Vieni qua. Sei bellissimo e bravissimo, non ti stanchi mai. Come ti chiami? Domenico, sei rimasto male? Ma dice mesi fuori gioco. Siamo avanti. Vieni qua, Peppe Bagnato, no. Vieni. No, perché no, era fuori gioco. Ma perché era fuori gioco? Non andate più. Calcio, punizione. Sì. Sul cross, quello che poi segna scatta avanti, quindi è fuori gioco. Però non va verso la palla. Ascoltami, la domanda è questa. Però viene rimesso in gioco da quello lì. Dal giocatore della Regina. E per me è fuori gioco. Ti chiedo perché? Per me è fuori gioco. È fuori gioco. Lo dice Peppe Bagnato. Guarda, fuori gioco. Ciao. È tentennato. No, guarda lì, ma adesso sta guarda lì. Sì. Ti chiedo, non dico. Ma era fuori gioco o no, ragazzi? Non lo sapevo. Ah? Sono amareggiato perché non pensavo di pareggiare 0-0 a Monopoli. È vergognoso pareggiare per noi che siamo tutti con la Coca-Cola, con la cannuccia orta, ma la nuova mia paternana è pareggiato 0-0, pareggiato la Caria, unico ultra se Reggio Calabria, che cazzo vuoi? Unico ultra, se va bene gli ultra, ma vai con la Caria. Va bene ragazzi, va bene così, va bene così, poteva dire meglio. No, va bene. Grande, e allora, allora sono scontento della veramente l'arbitro ha commesso l'errore purtroppo con conseguenza del il suo collaboratore di linea che è un fuorigioco così mastodontico, non è riuscito ad avere le palle e alzare la bandierina. Mi scuso ma non mi è piaciuto. Ma mi scusi, guardalina. Di che cosa stiamo? Stiamo parlando della regina che è in Serie B. No, signore. Di cinema. Io parlando. Non faccio cinema, io faccio altre cose molto più serie. Forza regina, dai. Forza Peppe. Regina Peppe, sei un grande, sei unico, grazie a te sempre. Ecco qua, Giusi. Ecco, ormai è lei la star. Sì. Abbiamo pareggiato. Vabbè. Non mi fate dire niente perché sono arrabbiatissima. Ha inveito contro l'arbitro. Ovvio, per forza. Sì. Io ti devo ce l'hanno sorella, rubata. Trattate mia sorella bene. Mi raccomando, mia sorella me la devi trattare bene. Ah, sì. Ciao. Buonasera. Ciao. Ecco qua, va bene, forse ancora non l'abbiamo smaltita la rabbia perché si poteva anche vincere, però dai, siamo un po' meno incavolati. Benissimo, vai! Eh? Che è stato bellissimo. È stato bellissimo vedere la regina. La regina e vedere pure i tifosi che sono hanno fatto le cose bellissime. Hanno fatto delle cose belle, vabbè, adesso andiamo a Vibo, no? Sì. Andiamo a Vibo. Ciao a tutti. Allora, dottore,
l'ha smaltita un pochino di rabbia. Sto pensando, il fuorigioco e l'interpretazione di questa cosa ci porterà per giorni ci porterà. E cioè, se il calciatore che parte in fuorigioco ma non entra nell'azione subito, ma viene rimesso in gioco lui stesso da un tocco al difensore, allora, si è in fuorigioco, no, questo è il fatto. No, io dico che bisogna vedere come l'ha considerato l'arbitro all'inizio, se l'ha considerato fuori dal gioco. Esatto, bravo, questo, perché questo se nel cross l'arbitro chiama il fuorigioco c'è. Ovviamente, però il guardaline non alza, perché il guardaline vede che la palla va verso il difensore Amarante. Secondo me, secondo il mio parere, se un calciatore va fuori gioco, pur non entrando in gioco davanti alla porta, devi alzare sempre. Però diventa sempre influente. Ci vuole anche il ciantico, calcio antico, non so che ci sono a zero compare. Sai che non siamo in forma, abbiamo perso col Francarilla lì che tutto. Che fai, Jerry? Quando arriva l'80esimo e cosa, le gambe non andavano. Ma chi è su calcio antico? Ti chiudevo in difesa, ti chiudevo e facevo un muro. Ma dove sei? Non potevo mai entrare, di dove sei? Giusto. Tu di dove sei? Ma che tu che cazzo vuol dire a fare che puoi andare avanti, che non ce la fai raggiungere? Una volta si vinceva. Il calcio antico. Io a Madrid, ci facevo una volta si chiudeva. Sì, quindi il rimprovero che stai facendo alla nostra squadra è che Signao congelato, sbucato pallone. Segnate giù. Quindi, secondo lui, gli voglio bene perché ha fatto. Ragazzi, ecco, questo è il. Una volta segnata la regina doveva chiudersi. No, e subito fare... no, quando ce l'avevo le gambe non subito. E praticare il calcio. Quando vedi che non ce la facevi, è calcio antico, ti chiudevi, facevi un poco vigliacca come cosa, però ti chiudevi, facevi un muro. In porta 11. La tattica vigliacca, no, vabbè, invece la regina ha continuato a giocare bene. Ha continuato perché il gemellaggio ci ha rilassato. No, ha continuato a giocare bene, è stata sfortunata nell'ultima occasione da un'azione. Ma che passesso ha lasciato? Bene. Però una cosa te la voglio dire io che lavoro a Terni. A Terni? E sono venuto apposta per la regina, non c'è più. Te la voglio dire io. Stanno a rosicare. Stanno morendo. Perciò lunedì sera, fra due lunedì esattamente, sì, uno e quell'altro il secondo, ci rifaremo contro di loro. Ma certo, ma è buono perché abbiamo ritrovato la squadra. Ma ragazzi, ci o no? È la cosa importante, il gruppo è molto molto importante questo. E poi Ternana ci suoniamo, no? Certo. Ci suoniamo, va bene, ragazzi. Confidiamo in loro. Ciao, grazie a te, tanto ti seguiamo sempre. A te e a lui. Ciao, parola. Jebion City. Ultimo Natale Guzmani, non me la sento. Ciao, a Natale. Ah, grande Saverio. Ciao, grande Saverio. Saverio, uno di noi. Saverio. Uno di noi, cazzo. Il calciatore parte in fuorigioco, viene apparentemente rimesso in gioco dal tocco di Rossi, ma il regolamento dice che in questi casi se parte in fuorigioco e il giocatore difensore tende a intervenire, tu non è che siccome, perché il vantaggio che hai preso prima, qual è la logica? Se tu attaccante sei partito in fuorigioco e non ci potevi stare là e quindi hai preso un vantaggio rispetto a me, non è il rimpallo col difensore che ti può rimettere in gioco, perché tu là non ci dovevi stare. Ti sei avvantaggiato di una posizione irregolare. Comunque, vabbè, andate e ritorno a fare 4 punti. Si può dire questa cosa o no? O sa sette gemellate, maronne e signore, si può dire? Quindi Simo no a 10. A 10, no, perché a 4 cacciare, ma a 14 punti rubari. 12. Io un punto, va bene, ok, va bene ragazzi. Allora posso dire una cosa? Mi schiantava. Di questa partita io avevo paura di trovare la squadra, vero? Sì, invece grazie a Dio la squadra si è ritrovata, meno male, perché era una partita, questa era veramente una partita importante. Avessimo perso questa partita e soprattutto non avessimo trovato di nuovo la squadra, era brutta. Invece abbiamo ritrovato. Ora il campionato, dobbiamo dirlo, resta aperto, sì, però con questa squadra siamo resta aperto, resta a 6 punti e non a 9, però questa squadra la aiutiamo fino a lui, ma noi ce la vogliamo giocare, mica noi vogliamo stravincere. Voglio sottolineare ancora il grandissimo gol di Dennis, un attaccante da centravanti vero di altissimo livello, anche bello il cross. Va bene,
è tutto per quanto riguarda le nostre dirette di oggi, Regina e Bari 1-1 al Granillo, e permettetemi l'ultimo saluto al nostro caro amico Saverio. Ciao Saverio. Ciao. Per chi facisti pareggiare, yeah, e non feschiasti fuori gioco, mi dispiace, l'hai a dire, ma Malanova che mai poco. Mi raccomando, Caternana, manda un denaro, figli puttana. Io non saggio più mai a pensare, per forza voi mi chiano pari. Lo sai che c'è, può stare bene, persino a me. Eravamo primi, tale capro, e i brinchiano, dopo i playoff, per chi fascisti pareggiari. E io continuo a chiastamare, ma non mi rogno di un rigetto. Ma tu calava sano un freschietto. C'eravamo stesso in Serie B. Yeah, yeah. Visto Jacoboni volare, è un pericolo alto bloccare. Sasso e Saviano tranquillizzarmi, spazzando via. E ho visto Diego rubare palla e poi gonfiarmi il cuore, e furia superare il vento e poi tagliarlo in due. Con gli occhi di mio padre ho visto Alaimo, Muco e Camozzi. L'ho visto piangere e ridere un sacco parlando di te. Le mani e gli occhi ho fuori, che fuma e corre come un bambino. Ho Costanzini che scatta e oramai non lo prendi più. Oggi c'ho Cozza che segna e sono io la capitale. Ho Bonazzoli che apre le ali e io volo nel mare. Sei tu, sei tu. Rabarabar, sei tu. Visto Mesto e Modesto far decollare le mie paure, e poi Berardi a San Siro varare un incubo. E ho visto piangere l'Adriatico e ridere il Piemonte. E ho visto sogni realizzati grazie a te. Ma negli occhi ho fuori che fuma e corre come un bambino. E lo Cirillo che corre da Roma e non lo prende più. È l'Amoruso che stoppa, si gira e poi gonfia il mio cuore. C'è il Tacchetta che spinge la gente, venite giù. Con Catanese a Perugia
gioca che musica. Sei tu. Ho visto Jacoboni volare.